e direttrice artistica dell'omonima compagnia che ha residenza a Siena, ma che lavora anche con un respiro più internazionale. Bene Francesca, vi vedremo il 29 agosto sul palco della Città Aromatica, un festival ormai giunto alla sua 12ª edizione. Come nasce la vostra collaborazione con questo festival e che cosa rappresenta per voi? Allora, inizio a dire prima che cosa rappresenta per noi. Tantissimo, perché ha dato tanto a Siena, e quindi questo senz'altro, tantissimo da tutti i punti di vista. E come abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato perché avevamo collaborato con Mauro Pagani in uno spettacolo con la PFM, tra l'altro, precedente alla Città Aromatica. Dopodiché c'è stata questa opportunità e abbiamo proseguito. Ecco. Oggi come oggi, l'arte, la cultura, cosa rappresentano per i giovani? In Italia rappresentano una gran bella cosa, ma spesso poco concreta, perché è difficile comunque lavorare per un giovane in qualsiasi campo, a maggior ragione nell'arte, perché c'è molta confusione anche proprio sul concetto di arte, perché molte persone sono influenzate anche da quello che vedono in televisione, che io non considero nella maniera più totale e più assoluta arte. Quindi sono consigliati, sono guidati anche male, pensando che bastano 6 mesi di una scuola X per diventare un buon artista. Quindi la sua considerazione in merito al talent show e quindi all'aspetto più televisivo, che cosa... Negativissimo, per me è negativissimo, non per il fatto che sia televisivo, è perché si innescano dei meccanismi che sono completamente fuori dalle realtà poi dell'arte vera, perché non ha niente a che vedere con come si deve vedere, io parlo della danza perché di questo mi intendo, dove ci vogliono gli anni di studio che ci sono, servono e devono esserci, mentre lì escono dei ragazzi dopo 6 mesi già considerati grandi, non so che, ecco, è quello sbagliatissimo, perché poi si devono andare a confrontare, forse uno diventa famoso, ma diventare famoso non vuol dire neanche essere bravi, quindi e gli altri... niente, sono semplicemente abbagliati, ma non è per il fatto che una cosa si svolge in televisione, perché inizialmente io pensavo che tutte queste cose servissero a promuovere la danza, poi mi sono subito accorta che invece no, assolutamente no, è negativissimo e non è arte per niente. Quindi oggi come oggi, un ragazzo che vuole, diciamo, intraprendere questa carriera artista in senso lato, quindi dall'attore al danzatore, secondo lei che cosa può fare? Io su questo sono molto molto polemica, essendo metà francese e metà italiana e avendo studiato sia in Italia che in Francia, lo dico proprio molto apertamente e credo ho il diritto di dirlo, visto che l'ho provato. Consiglierei ad un giovane di andare all'estero, sicuramente, però deve essere anche pronto a lavorare molto duramente, perché in Italia ci sono poche prospettive di lavoro dopo e poi ci sono anche diverse scuole nelle quali non credo, ecco, sinceramente non ci credo. Poi veniamo adesso al Festival di Edimburgo, che è uno il più grande del mondo, quindi ci siamo di nuovo confrontati con un lavoro fatto come si deve, proprio assolutamente come si deve, e ne sono ancora più convinta. Ecco. Chi ha la possibilità se ne vada. Poi naturalmente nella danza, io parlo sempre della danza, dipende anche da chi incontri, perché poi c'è il singolo individuo, cioè il maestro che si ha quando si fa la danza, no? Per allenarsi così, ce ne sono di buoni ovunque, però non bisogna farsi abbagliare semplicemente da una struttura riconosciutissima, così è la persona, è chi ti guida che conta, ecco, no? Sono quelle, comunque sono le prospettive che sono un po' difficili comunque.
uno è sempre in tempo a tornarci poi in Italia. Certo. E secondo lei il successo è legato al talento? È giusto parlare di successo? Successo? Successo non so già neanche cosa significa. Il successo è quando uno è soddisfatto di sé, io penso che questo è il successo per me. Il talento, poi il talento è stupendo, però deve essere comunque supportato da intelligenza, non so. Quindi per me il successo è appunto questo. Far bene le cose ma rispetto a se stessi, poi il resto credo che ha molto senso. E una persona talentuosa, un giovane talentuoso, oggi come oggi, riesce ad emergere? Ma queste sono domande terribili, perché come in tutto è prima di tutto questione di fortuna, quindi non lo so, io non so cosa dire, certo non è automatico, ecco. Non è perché uno è talentuoso e ce la mette tutta, ma io penso che in tutti i lavori ormai, a maggior ragione forse nel nostro campo è così. Ma secondo lei gli spazi per farlo, i modi per farlo ci sono? Non abbastanza, per questo io dico, è bene andare. Poi perché i livelli, a parte alcune compagnie italiane, sono molto più alti all'estero, quindi uno se va all'estero si confronta con cose molto... Infatti è per quello che tengo molto alla città domatica, perché sono cose che cercano di migliorare tutto in Italia, ecco, però dovrebbero essere tante città domatiche sparse in Italia, ecco. Sì, anche ricordando come è nata, comunque era un po' una fuscina in confronto anche internazionale, a livello artistico, quindi questo dava modo oltre che all'espressione anche alla formazione, credo, certo. Delle persone, non era solo esibizione. Diciamo. No, è stato creato da persone che ci credevano davvero, si vede, spero che continui questo, speriamo. Bene, ringraziamo Francesca Silva per la sua disponibilità e la vedremo il 29 agosto sul palco. Ci può ripetere il titolo? Muta, è ballato da Laisa Tucci, io ho curato le coreografie che ho preparato prima di andare a Edimburgo, appunto, dove siamo stati un mese con altri 5 danzatori e Giovanni Mezzelli che ha curato la parte video. E quindi questo è tutt'altra cosa e speriamo che vi piaccia, ecco. Bene, grazie ancora. Arrivederci. Ciao.